90% è un mondo di merda. Significa che la signora è stata a alti livelli, Giuseppe. Boh, Davide c'ha ragione. Davide dalla provincia di Trento. Davide dalla provincia. Grazie, ha capito con lucidità. Ciao Giuseppe. Dimmi. Io lavoro per una grande azienda che è una catena di negozi. Assumo personale. Cosa importante, io non assumo extracomunitari. Perché? Io non assumo stranieri. Perché? Perché? Perché se tutti fanno come faccio io, ci puliamo da questa gentaglia. Non dobbiamo dargli lavoro. Cioè tu lavori, sei amministratore delegato, sei il capo, sei il proprietario. Io sono responsabile del personale assunzioni per una grande azienda. Beh, una grande azienda dove? Se è vero, è pazzesco. Che si sta, livello Italia. A livello Italia di una grande azienda, di una multinazionale? Sì, ha una catena di negozi. Di una catena di negozi. Se tu è vero, è drammatico. Scientificamente su mandato di questa azienda o perché tu vuoi fare così? Io voglio fare così, ma il 70% delle persone che lavorano nel mio settore e che fanno la mia funzione ragionano così e ragionano bene così. Pensa, caro, se facessero lo stesso discorso ad esempio in Inghilterra, dove ci sono un sacco di italiani che da anni lavorano lì in diversi settori. Gli italiani sono andati in Inghilterra lavorare e a cercare lavoro. Pensa se gli lavoro. Inglesi, tanto, a parte che qualcuno lo sta facendo con la Brexit, stanno cominciando a dire prima gli inglesi e poi tutti gli altri. Ma sono andati a lavorare, sono andati a cercare lavoro. Sono che andati c'entra? A delinquere. Allora, Davide sta dicendo: io, se devo assumere qualcuno nella mia azienda, assumo un italiano. Prima assumo un italiano, ho detto, giusto? Pensa se facessero così da tutte le altre parti ma d'Europa. Ma non perché del mondo lo vuoi condannare d'Europa. Perché vuole assumere un italiano? Perché ma se quello vuole assumere un italiano, deve assumere uno bravo, non un italiano, un tedesco, un milanese. Come rispondi un a questo? Croato, come un bosniaco. Come rispondi a questo? Che devi assumere io uno? Io assumo, sempre cerco di assumere, e si fanno tanti errori, gente brava. E allora basta. Ma le due esperienze che ho avuto. Gente non italiana sono state due delusioni incredibili. Vabbè, comunque quindi due fanno la norma. Tu hai detto una cosa: se devi scegliere qualcuno attraverso una selezione eccetera, scegli un italiano, punto. Un italiano. Ciao punto. Davide, ciao.